Ed ora andiamo a un altro argomento, schiavi dello shopping, sempre di più anche tra gli italiani, soprattutto nel periodo natalizio. Il racconto di una signora che per guarire dalla sindrome dell'acquisto è finita in terapia. Luciana Parisi. Per i regali di Natale ha dilapidato 2 milioni di euro, comprando 5 divani, 15 borse, 20 paia di scarpe e un armadio di abiti da sera. Lady Victoria Beckham ha ammesso di essere ammalata di shopping compulsivo, un disturbo della personalità che spinge a comprare sfrenatamente. Un problema con cui fanno i conti 3 milioni di italiani, secondo studi recenti. Aumentano gli uomini shopping dipendenti, ma sono soprattutto le donne che vivono all'insegna del compro quindi sono, come ci racconta la signora che abbiamo incontrato. Iniziai a collezionare bambole senza freni. Da qui poi si passò a un aggravamento della patologia, passando allo shopping compulsivo di borse, scarpe, vestiti. Le persone che ti circondano, che ti amano, molte volte non hanno la capacità di comprendere una malattia dell'anima. Il legame con l'oggetto è un legame comunque di sofferenza. Banalmente si può dire che riempia dei vuoti, in realtà va a incidere su delle dinamiche molto più profonde, molto più difficile da comprendere. Io mi ritengo fortunatamente fuori da questo tunnel e mi auguro che questa storia che ho cercato di raccontare possa essere utile a tutte le altre donne a riconoscere nella mia storia.